Temi dell'umano, la narrazione della bioetica, a cura di Stefano Degli Abbati. Un saluto a tutti gli ascoltatori dell'appuntamento di Bioetica. Su quale base poggiano i diritti umani e che cosa hanno a che vedere con il messaggio cristiano? Questi i quesiti centrali del libro Diritti Umani e Cristianesimo, scritto da Marcello Pera, già presidente del Senato italiano, per i tipi di Marsilio Editore. Abbiamo il piacere di averlo ai nostri microfoni. Questa domanda si capisce che è una domanda fondamentale, perché noi assistiamo ad un fenomeno che ormai da tutti considerato incontrollato e incontrollabile, cioè la proliferazione dei diritti umani. Ogni giorno ne nasce uno o c'è una richiesta di nuovo riconoscimento di un diritto umano. Abbiamo visto di recente il diritto ad avere un figlio e così via. Dove ci si può fermare? Come si può dire che questo è un diritto e quest'altro non è un diritto? Perché si dice no, non esiste un diritto ad avere un figlio? Allora, come si giustificano i diritti umani? Perché se non abbiamo una giustificazione o una teoria dei diritti umani, non possiamo nemmeno dire se la nascita di un nuovo o la richiesta di un nuovo diritto sia giustificata o meno. E questa è una domanda che io rivolgo prevalentemente ai laici, perché la dottrina dei diritti umani è prevalentemente una dottrina di carattere laica o secolare. Come giustificate voi il fatto che l'uomo nasce in quanto uomo con dei diritti? E poi quali sono i diritti con cui l'uomo in quanto uomo nasce? Questo per quanto riguarda i laici. Per i cristiani lei ha poi un secondo quesito. È noto che la Chiesa per circa 2 secoli si è opposta alla dottrina dei diritti umani. La dottrina dei diritti umani nasce in Europa nel 600, ma esplode soprattutto nel 700. La dichiarazione dei diritti dell'uomo del 89 è francese. Questa idea che l'uomo avrebbe dei diritti originali e innati e propri. Poi è successo qualche cosa, in particolare nel dopoguerra, con il Concilio Vaticano II e pochi mesi prima con la enciclica Pacem in Terris del Papa Giovanni XXIII, la Chiesa invece ha accolto i diritti umani, talché nella Costituzione Gaudium et Spes, Vaticano II, si trova scritto che la Chiesa proclama i diritti umani in nome del Vangelo. Perché la dottrina cristiana o l'etica cristiana, che tradizionalmente è considerata l'etica dei doveri dell'uomo in primo luogo verso Dio e doveri dell'uomo verso gli altri uomini, accolto, accettato o si è unita ad una dottrina dei diritti invece dell'uomo, che ovviamente non sono la stessa cosa. Prosegue quindi questa sua analisi del pensiero contemporaneo, diciamo di tipo relativista, di tipo postmoderno, cominciato tanto tempo fa ma soprattutto messo a fuoco con Senza Radici. Si sente l'argomento spesso: ma questo è un nuovo diritto, è un diritto di una minoranza, che cosa ostacola l'accoglienza e l'accoglimento di questo nuovo diritto? A chi dà fastidio? Chi disturba? Come dire che un diritto viene concesso se non disturba nessuno, se non disturba la maggioranza, oppure anche se disturba la maggioranza, ma perché è un diritto invocato da una minoranza e così via. Quindi c'è un atteggiamento relativistico, cioè ognuno nel senso di qualche piccolo gruppo, o anche gruppo più grande, o se no anche singoli individui, sulla base di qualche considerazione avanza un diritto e un Parlamento lo deve riconoscere. E questo è l'atteggiamento relativistico a cui io mi oppongo. E io chiedo alla Chiesa di ripensare quella che viene considerata dai laici una conquista della modernità, che apparentemente sembra una conquista di libertà, e invece una conquista suicida.